Vabbè, ma scusatemi, ma piccate i PG che avevo messo prima. Bowser Junior contro Lucina Bionda. No, c'è. Qualcuno mi aiuti, dov'è Bowser Junior in questo... Qua, l'ho trovato, ok. Vabbè, che schifo. Non ci so... Ma che è successo? Si è rotto tutto. Loro hanno rotto tutte cose. Ah, vabbè, Lucina... Ma perché c'è Lucina? Bionda. Perché probabilmente Carbon ha deciso basta prendere i pippa, però hanno rotto i coglioni, voglio vincere, ha piccato Lucina. E secondo me l'ho fatto malissimo. E secondo me ha fatto bene comunque. Despacito, non mi vergogno di dire, streaming è un cringiatore che prende Bowserotto contro le persone che non hanno idea di che faccia. E siccome sa che Carbon non ha idea di che faccia, di solito, gli ha ficcato Bowserotto. Anche se secondo me al mensile... Ora si è devastato, infatti. Non è al mensile... Infatti l'ha distrutto. Io penso al mensile non ha senso. Ah, grazie. Ai mensili devi giocare in main, che senso ha? Non fare la Ludo che gioca a baionetta a caso Sei un deficiente. Lo so, ma pazienza. Il caso il PG è il cazzo su questo. Ma state che sto cando. Mamma mia. Bowserotto. Sì, Bowserotto. Mi è proprio cambiato addosso. È Bowserotto stare basta Pitbull. È un po'. Ah, è vero, ha cambiato, non è più Bowser Junior. No, è Roy. Ah, però lui sembra Roy Fabio. Sì, sempre Roy Fabio. Ho scordato. Però sono indeciso se sia sfere basta o Pitbull. Quindi. No, Pitbull. Non lo so. Dice. Secondo me sì. Pitbull è un grande Sfere basta un po' di meno. Non sa manco fare le combine. Ma mica serve saper fare le combine, scusami. Oh, se sta stuccando però... direi di sì invece. Contro me. No, vabbè, Carbon, vabbè, che fai? E viene investito dalla carrozzella. Questo Junior. La Junior Nation. Sempre più. Grande, con sempre più magari. Ma è caduto. È caduto con un sacco di patate di nuovo. Dicevo. Yeah, Sbit 2. No, dai. Oh, grazie. Ma grazie per il ride Sbit 2. Con 16 persone, ragazzi. Grazie mille. Grazie mille, ragazzi, per il ride. Oh, si è fatto stage spikare. Incredibile. Ma avete non usava più il Bowserotto? No, allora, Despacito, nonostante non usi più Bowserotto come main, però spesso in certe situazioni preferisce usarlo. Perché secondo lui abusare della matchup knowledge conviene. Ma in realtà vedi che Bowserotto non è che... Non è di quelle... Ciao Matthew, assurdo! Che è il mito, Matthew. Assurdo! Ma come 16? L'importante è questo, Matthew, sei un grande. Ragazzi, c'è 5 che è 2-2 con impasse. È solo perché il game 3 l'ha trovato malissimo. Vabbè. Vediamo, F-Pinet, Pivot. Grazie. Grande X-Matthew, un saluto. Ma comunque Carbon... Vediamo chi sono queste 6 città. No, fermo, sto commentando! No. Carbon. Damn. Oh. Da. Ma che fa? Pokémon Go Raid d'Italia. Un saluto a Pokémon Go Raid d'Italia. Vabbè, non ci interessa chi c'è. Ragazzi, grazie sempre. Quello per l'incredibile. Ah sì, che metti un famoso streamer, è vero. Adesso fa streaming. Continua così, metti. Si è fatto di nuovo investire. Con clicca lo scudo. E col Fair. Si porta vedi, in la palla di Fair. Allora, è stato divertente. Però io al posto di Esposito adesso piccherei il Wolf. Per un motivo semplice. Per un motivo semplice, perché Carbon ha perso letteralmente uno stock a zero. Perché. Wow. Buttandosi a caso. Più famoso di porca, vabbè. Picca Wolf. No, dire che... l'ha detto Beto, quindi deve essere Bowserotto. No, perché l'ha detto Beto, quindi deve essere. Sei più famoso di uno che non streama, complimenti Matthew. Sei un frode. E niente, vuole continuare così? Va bene, perché l'ha detto Beto. Sì, ho capito. Ma perché lo posso tiene? Posso capire che magari Beto abbia detto che non viene controverso. Questo è breve. Vabbè, ora verde è piano. Ma sta matchup è tipo winnable. Vabbè, ma guarda, già la lead, quindi. Scusate. Già la lead. Può succedere. Bair, doveva continuare la string. Stasera tier list dei nicknames di Sbit. Passate, mi raccomando. Stasera siamo a cena fuori. Poi, però, nel caso, vi faccio un saluto.
Ha provato a giocare. Bella questa pivot grab. No, ha provato. Sa attaccare troppo forte. Io devo dire troppo forte. E tra io che tirare. Zeta, penso. Oh, già. Ora è morto. Ecco, no. E gli ha coperto lo spot dodge. Lancia il giocattolino. Ah, prova, clicca tutte le mosse. Forse sperando che ci finisca dentro. Non funziona. Adesso no. La combo col martellino. Ma è una bacchetta magica, può essere usata. Sì, con la bacchetta magica, hai ragione. Solo tra base aggiungere un martellino. Vero. Sì. Hai ragione. Sì, perché. Quanti dettagli questo gioco? Questo... Sì, è incredibile. Sì, perché la bacchetta magica è Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3 è un gioco di. Bello, 20, io ce l'avevo 34 per, anni io fa. Io ce l'avevo per Game Boy Advance. Ah, sì, di me. Perché hanno fatto il remake, bellissimo. Dash attacco su scudo. Ottimo. F Smash e muore, è scoppiato. D'altro qua non ha neanche il problema di prendere il tipper, quindi lui fa F Smash con tutta l'antipatia del mondo e ce la fa. Ma secondo te qual è il miglior Super Mario Bros. Quello classico? Allora, considerando che io ho giocato solo il primo e il terzo, non te lo so dire. Allora, per me è il secondo, Super Mario Bros. 2. Non l'ho mai visto. È quello strano, quello con quello in cui sembra tutto triste. Quello dove ci sono le zappe. Ah, non me lo ricordo più. Bello, Super Smash. No, ma in generale non sono un grande fan di Mario, però. Quindi non... Poi ho giocato New Super Mario Bros, quello per la Wii, e anche del DS, che sono praticamente identici. Sì, vabbè, New Super Mario Bros sono tutti spettacolari, ragazzi. Sì, sono d'accordo, però non era male. Poi gli fanno anche tap sulle F-Smash. Hai visto che... Sta funzionando, ma più che altro perché Carbon non cioè si vede proprio che non conosce il matchup. Beh, non è che c'è molto da conoscere in realtà. Vabbè, ha quelle due o tre stronzate che ovviamente non ti devi beccare e qua non l'ha punito. No, l'ha punito perché... praticamente ha preso lo stock. Non c'è molta conoscenza, però non è brutto questo titolo. Io insisto che è abbastanza buono. Delle cose graziose, però in realtà si basa molto su cose che sono... Cioè, funzionano non benissimo. Tipo il 6D... Tanto dato la palla di ferro, se... Oh, di nuovo 6D. Da un tilt. Che sta facendo? No! Era palesemente morto, infatti l'avevo capito subito. Forse non l'aveva capito. Che oh, da un drop air. E però la lead è buona. Lancia la palla, però lui si rifugia nella piattaforma, Carbon, bravissimo, così non se la becca. Oh, ha ferriato il fairy e lo investe. L'ha punito con la sgommata. Fa troppo ridere questa animazione. Ecco, è una sgommata con cui investe i DG del gioco. Ora, vediamo se Carbon riuscirà a cancellare questo BG oppure... Se Despacito si porterà a casa questo set con secondo te com'è Bowser contro Dai? Sempre brutto. Penso di sì. Sai però Bowser che Bowser ha un counter shield forte ed è più veloce metà il cartello. Ho provato. Volando. Quindi almeno non soffermo come uno scemo anche in muta. No, puoi provare. Ora è il tuo personaggio da provare, per il secondario. Lo grabba, lo butta fuori. Bello questo F Smash che poteva fare prima probabilmente. Qua ti fa sei di spikare l'espasito. Shingo che intanto ha upsettato un pass. Incredibile. Assolutamente incredibile, io non me lo sarei mai aspettato. Qua ha riprovato l'esplosione intanto su Lucina. Che evidentemente Carbon in questo momento ha un vantaggio che deve cercare di tenere il più possibile. D'altro Bair è qua contro fottuto di nuovo. Ha perso il salto. Non poteva fare niente. Bravo Desposito qua con un ottimo edge guarding.
E ora Carbon deve cercare di mantenere il poco vantaggio che ha acquisito e abusare, diciamo, un po' Bowser Rosso. E anche abusare il fatto che Despacito non tech, ma l'F Smash che è fortissimo. In passo ha giocato Sephiroth. Ah, in passo ha giocato Sephiroth. Tra l'altro, il nuovo pick, perché, vabbè, come ben sappiamo tutti, gioca Richter principalmente. Però siccome Sephiroth comunque gli piace, soprattutto è più forte di Richter, ha deciso di dare una possibilità e provarlo. Comunque, io ci ho giocato contro, non in torneo, però comunque ci ho giocato, e devo dire che molto molto buono, l'abbiamo anche visto in streaming tra l'altro. Ah, ok, l'ha preso con l'esplosione del... Ora? Sì. Non dobbiamo giocare in streaming. Forse dobbiamo giocare in streaming. Sì. Non lo so. Quanto ci stai fermando? Ce la fai in 5 minuti. Oh, ora... Allora lo vediamo. Vabbè, vediamo, aspetta, dipende da amici sto gioco. Però lo può recuperare, se c'è il problema. Ah, gli ha rubato il primo. Cioè, ora basta... Basta una ladder buona e recupera il danno. Il bestia di nuovo! Devo dormire di più la notte. Che sono andato a dormire oggi? Boh, che erano le due. No, prima dei tornei mi tocca andare a letto 3. Ah, qua l'ho visto, l'ho visto. Qua salta tutto. Oh, il jump. Ha preso il setup attack per poco. Oh, a tilt. Sì, ma stai spiegando. Vai, fatti sta sigaretta. Grandissimo Carbon. Però Carbon, se mi sentirai dopo, ti prego, la skin di Lucina bionda no, per favore, è orribile. Ma gioca a Lucina come se giocasse Marte. E vabbè, gioca principalmente Marte, quindi giustamente gli niente. E che dove fai? No, non sono uguali. Sì, si giocano diversamente. Sì, invece c'è la letteria E, quindi adesso qua. No, ma vanno a giocare. Vabbè, ma può giocare uguale. Solitamente Mart, siccome punta molto di più a fare spacing, gioca molto più distante dall'avversario. Vabbè, ma mica brutto. Sì, ma con Lucina ti puoi permettere di giocare poco più... A parte che ammazzi molto prima. E poi ti puoi permettere anche di giocare un poco più in avanti. Ma vedi che in realtà se Lucina ti va addosso stesso, sei pulita forte se ti va addosso vicino, quindi va bene a continuare a giocare allo stesso modo, non noi. Sì, ma tieni meno reward comunque. Cioè, senza solo due PG diversi alla fine. Hanno intanto questa scelta di PS2 potrebbe essere azzeccato, devo dire. Però vai a creare ancora più spazio rispetto a prima, forse Lucina avrei più vantaggio, non so se c'era anche quale stile di pensiero, oppure l'avrà piccata a caso. Up smash! F-Smash! Maddo! Dai, ha 94 posti. È molto forte questo F-Smash, tra l'altro non lagga niente, è anche incredibile. Comunque io credo che nei fatti... Si fa di non stage spikeare, però... Nei fatti mi sa che Bowser Jr. è praticamente il personaggio più pesante del gioco. Ah beh, 108. No, è perché c'ha la macchina che gli fa prendere meno danni. Quindi... Ma sei sicuro? Sì, la macchina gli fa prendere meno danni, quindi... Se non è il più pesante del gioco, comunque... Nei fatti è quasi il più pesante. Poi vabbè, gli puoi prendere la testa e è un CD, è difficile. Jab. Invece su Smash 4 è più facile prendere la testa e quindi morire per fisso rispetto al suo peso. E poi c'è la cacare. Si sta lamentando della postazione streaming intanto è spasito. Che effettivamente purtroppo stiamo avendo dei problemi in streaming. Perché l'ha investito, poteva iniziare la combo però. È un po' basso. E quindi sentiamo praticamente tutte le urla dell'avenio mentre giochiamo. Certo, non si può avere tutto dalla vita, però questo sarebbe stato gravissimo, sinceramente. Vai,
prossima volta ci sia più divertente. Oh, è esploso, l'ha fatto esplodere due volte. Bello, bella questa idea di fare a là per coprire il ledge. Enzo sta veramente incazzatissimo. Dash attacco su scudo. Up D, up smash che doveva... e niente, ragazzi, ha iniziato a tiltare, è finita. È finita, ha perso. È finita, ha una faccia... Voi purtroppo non potete vedere, dobbiamo mettere per il cane. Voi purtroppo non potete vedere la faccia, ma... Ha proprio una faccia incazzata nera, voi no. Che sta per compiere un omicidio. Comunque sai che Vincenzo sembra un po', sai che sembra un po'? Sì. Sembra un po' Meister, ma bianco. Sì, cioè, Ludo, fai una foto adesso mentre si gioca. No, non posso farlo, ragazzi, non è giusto. Poi, mi denuncia per violazione della privacy. Vieni investito di nuovo, Carbon. Oh, questo incredibile colpo di palla lo manda all'inferno. Ora è a 6%. Sì, ho detto proprio 6%, volendo 69, lo so. Streaming di basta qualità. Sex è 6 latino. Certo, ovviamente. Ma io ricordo che nelle pagelle di scuola mettevano sex al posto di sex. Ma perché sì, era troppo ridere veramente. Che poi tutti i voti li mettevano in italiano. E poi quello sex. È inguardabile. Ha droppato lo scudo. E vince Despacito 3-1 e si porta il loser semi. Ce l'ha fatta io.